Oh, 2802 km. Insomma, la mia bici mi ha accompagnato per 2802 km. Le gomme sono ancora belle, hanno il battistrada ancora buono, insomma, dai, sono contento. Allora, eccoci, una bella sudata, 27 giugno 2023, pomeriggio, facciamo le riflessioni pomeridiane. Intanto la mia vista è peggiorata, quindi vedo sempre meno e adesso ho dovuto ordinare gli occhiali, le lenti progressive perché non vedo né da vicino né da lontano, purtroppo, e quindi da qui a qualche settimana cambierò look, nel senso che utilizzerò sempre gli occhiali, ma è giusto che sia così. Però più che parlarvi della mia vista, comunque è una cosa incredibile, ho provato le lenti, quelli di prova, cioè mi si è aperto un mondo completamente nuovo, molto più nitido, bello, quindi basta poco certe volte per avere una visione più limpida, più chiara. Bastano delle semplici lenti progressive. Quindi certe volte noi non vediamo le cose chiaramente per un non nulla. E questo è anche funziona così anche nella vita di tutti i giorni. Molto spesso ci sfuggono dei dettagli, dei particolari. Non prendere troppo caldo. Ciao Nino. Oh. No, infatti fa caldo, esco poco perché poi ho la pressione anche bassa, quindi vista che non mi funziona, la pressione che ce l'ho 90 su 60 quando sto bene, anche, ho avuto anche 40 su 70, quindi insomma sono messo proprio bene. Però questo ci prendiamo, ognuno ha i propri acciacchi e amen. Facciamo un po' di riflessioni, vi stavo dicendo, a volte basta niente per vedere le cose più chiare. Però questo uno si rende conto quando trova quel qualcosa che gli fa vedere le cose chiare, altrimenti pensa di avere una visione giusta delle cose. E questo capita sempre. Quindi a volte uno può sembrare presuntuoso e dire no, ma io questa cosa la vedo così. Però attenzione, bisogna sempre porsi dei dubbi. Ma è davvero così? Bisogna sempre comunque cercare di approfondire, non bisogna mai pensare di avere la verità in tasca. Io questo errore l'ho tolto dalla mia vita e cerco di toglierlo tutti i santi giorni, lotto per non fare questo errore, perché non è vero che io sono depositario della verità oppure quello che dico e faccio è il Vangelo, ma ci mancherebbe pure. Quindi mi pongo sempre dei dubbi, anche quando scrivo un articolo oppure faccio un'inchiesta, mi pongo non uno, ma mille domande. Quindi non faccio mai le cose, anche se sono un istintivo apparentemente, ma ci rifletto non una ma 100.000 volte prima di fare le cose. E questo è un invito che vorrei fare a tutti. Non sono consigli, attenzione, vi racconto la mia esperienza, magari vale solo per me. Quindi lungi da me dal dare consigli o dal dare lezioni o dal ricevere lezioncine. Poco fa sono stato cacciato da una chat perché ho messo un articolo, pensate un po', ho messo un articolo in una chat che comunque non è che non le frequento, le chat di WhatsApp, ne frequento una o due perché una la gestisce un mio amico, pensavo che anche questa fosse gestita da lui. Comunque ho messo il link a un articolo dei ragazzi che fanno una festa di salsa. E dice, ah, non si può fare pubblicità. E non ho mica fatto pubblicità, mica mi sono pagato. È un evento che si tiene a Reggio, l'ho fatto di cuore di fargli l'articolo dove metto in evidenza che c'è questa festa, chi vuole partecipa, ma che cazzo di pubblicità è? Ho detto, guarda, fai prima a togliere me. No, non se l'è fatto ripetere due volte, una donna, una ragazza, evidentemente aveva qualche pregresso su di me e si è tolta la soddisfazione di cacciarmi dalla chat. Di cacciarmi, ho detto guarda, fai prima a togliermi perché comunque io quello che scrivo non lo cancello mai, non esiste proprio, ma non esiste.
Quindi, per dire che succede anche questo alle nostre latitudini, quando uno ha anche nella chat un pizzico di potere e non lo sai gestire, perché comunque mi hai tolto di una chat. Lascia stare che sono io, Luigi Palamare, cioè, ma comunque anche una persona. Io banno tantissime persone, ma prima di bannarle sto molto attento, no? Nel senso che. Allora, evidentemente avrei fatto. Ma perché ho messo un articolo che pubblicizza un evento di ragazzi che fanno quel lavoro, ballano il latinoamericano e fanno questa festa dove si paga, quindi probabilmente è chiaro, non è che fai le cose per non guadagnare. Ma a me non è che mi hanno pagato, gli ho fatto la pubblicità. Gli ho fatto la pubblicità semplicemente perché è un evento del posto. Poi, come dire, vai al bar Enigma, che sono amici miei, o allo Zanzitalia, cioè mica mi pagano per dire, io vado perché comunque mi piace andare al bar, mi piace il caffè sia del bar Enigma sia dello Zanzitalia. E che fai? Mi cancelli, dici non è utile, ma chi lo dice? Chi stabilisce cosa è utile? Oltretutto una chat che si chiama Reggio Metropolitana, dovresti mettere tutto quello che succede su. Però per dire che quando uno è investito di un piccolo potere, deve saperlo utilizzare, non quanto così. Ma dai, figurati se non ho bisogno di stare nelle chat di WhatsApp, anzi, tutt'altro mi infastidiscono, tranne quella del mio amico Carlo, con il quale sto bene, ma altrimenti non sono in nessuna chat, nessuno può dire che sono nelle chat di questo, di quello, ma non me ne frega niente, cioè, proprio zero, porto zero, che cosa significa? Anche questo per dire che le cose prima. Emanuele, buona serata alla Freccia del Sud indipendente, perché bravo, l'informazione deve essere indipendente. E io aggiungo, il giornalista deve essere solo, non deve andare a braccetto col potere o con i colleghi. Il giornalista è solo. Voi mi vedete con i politici, cioè, però non vado a cena con loro, con nessuno, con tutto che sono amici. Non mi sento mai se non per motivi professionali. È lì che è la credibilità. Tutti dicono, tu sei uno che ha Giuseppe Falcomatà, eccetera. Io Giuseppe Falcomatà è un ragazzo che ammiro, che ho stimolo, lo conosco da quando giocava a calcio, ma con Giuseppe Falcomatà ci siamo sentiti forse in 8 anni, che è sindaco, forse una sola volta. Una sola volta. Eppure c'è gente che pensa che io sia il suo difensore. No. Cioè, cerchiamo di essere anche seri. Grazie Emanuele di avermi detto che l'informazione deve essere indipendente. Deve essere assolutamente indipendente, anche perché la responsabilità che uno si assume quando parla alle persone è enorme. Anche se adesso si è in tanti a parlare, quindi molto, molto spesso la gente è confusa. Legge giornali spazzatura, non faccio i nomi perché già li ho fatti in passato. Cioè quei giornaletti spazzatura online che hanno solo visualizzazioni perché mettono notizie imprecise, inventate, approssimative, in un italiano che. Tanto sapete a chi mi riferisco. Per me non vale niente, vale zero e porto zero. E allora con questo si danneggia quella che è l'informazione. Che l'informazione non deve essere mai comunque commerciale, mai, non deve ba essere basato sui click o sulla pubblicità. Ecco perché lo Stato dovrebbe finanziare anche queste testate che dimostrano serietà e dimostrano di sapere scrivere anche in italiano, perché molte di queste testate locali c'è gente che non sa scrivere in italiano, E con l'H o A senza H, cioè E con l'H anche. Per non parlare del soggetto predicato e complemento, ma non voglio fare l'insegnante, però un minimo di comunicazione bisogna capire per fare il giornalista, o addirittura per essere indicata come testata giornalistica, giornalistica della minchia, cioè testata giornalistica della pubblicità e dei click della gente che va lì, si legge, però quella poi è una cattiva informazione, perché la gente si abitua a quel modello di notizia, e la notizia bella impostata, ragionata, magari ci impieghi 2-3 ore, 4 ore per fare un articolo, no, perché c'è quello che in 5 minuti ti brucia la notizia con quattro parole messe a cazzo alla cazzo di cane e magari pure imprecise. E allora,
tutte queste cose bisognerebbe davvero rivederle, altrimenti purtroppo l'informazione stessa perde quel valore che in effetti ha nella società, il quinto potere o il quarto, il terzo, adesso quello che è, comunque un potere che deve essere al servizio del popolo, come ogni potere, diversamente quando il potere non è al servizio del popolo diventa, diventa privato, diventa di parte soprattutto e non è mai equo e non è mai giusto, quindi diventa un potere corrotto, non diventa obiettivo e allora anche in questo caso l'informazione non può essere obiettiva ed è corrotta. E allora di che cosa parliamo? Certo, approfondire questi temi non è facile, la gente poi non è che ha voglia di ascoltare questo, però il disagio mio in questo momento è questo, che vedo un'informazione così, alla via così, cioè, con le dovute eccezioni chiaramente, insomma. Però siamo messi proprio male. Io l'ho visto, ritorno a Coppe, si dice, con la notizia su Lamberti, sull'abuso edilizio di... l'ordinanza di abuso edilizio rivolta ai figli di Lamberti. Oh, nessuna testata giornalistica del posto ne ha parlato. Cioè, adesso oggi scadono i 90 giorni, domani vado a vedere se ha fatto il ricorso, ma nessuno ne ha parlato. Una notizia che andrà sul nazionale quando sarà il momento, cioè qui nessuno ne ha parlato. C'è qualcosa che non funziona, Emanuele. C'è qualcosa che non funziona, perché la notizia c'è tutta. È solo forse perché l'ho data io per primo, ma chi se ne frega chi la dà per primo o per seconda notizia? Io, a me chiunque la dà una notizia, se poi è interessante, io la riprendo, da bravo giornalista devo riprendere e rilanciarla, perché poi ognuno di noi ha i suoi lettori. È chiaro che se la lancio solo io colpisco magari 10.000 persone, ma se la lanciano poi tutte le testate, ognuno ha i propri lettori, quindi si moltiplica e ha più valore, acquisisce, viene più diffusa la notizia. E poi perché ti autocensuri? Mi viene da pensare che non sei libero, perché uno che non riprende una notizia del genere, vi faccio l'esempio, l'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva dei figli di coso di Edoardo Lamberti non è stata ripresa da nessuno, poi manda il comunicato stampa Lamberti che apre la segreteria politica, tutti i giornali, persino la Gazzetta del Sud scrive che apre la segreteria politica, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi, ma vogliamo essere seri in questa città oppure no? E qua mi rivolgo a chi gestisce le testate importanti, cioè non giochiamo con l'informazione, l'informazione non è un gioco, non è un fatto personale, nessuno è Dio per dire questa notizia sì e questa notizia no, la notizia quando c'è va data, la regola numero uno, chiunque sia il soggetto colpito, va data, ma io di questo me ne vanto, su me stesso, una notizia che mi riguardava personalmente, ho scritto io l'articolo, su di me, è chiara sta cosa, cioè cerchiamo di essere seri, io adesso ho 62 anni, 63, quindi vorrei un po' mettermi da parte, però vedo che non c'è possibilità, se mi metto da parte... È vero Emanuele, è una voce dell'informazione, la mia è una voce di un'informazione indipendente e libera e non ne vedo tante altre in giro purtroppo. E allora ecco, non me la sento, io ho tanti interessi, dipingo, scrivo, dipingo bene, anche bene, scrivo, sto rieditando un libro, quindi ho tantissime cose da fare. Il giornalismo non lo mollo perché ce l'ho nel sangue, però mi piacerebbe che ci fosse non un'altra voce, almeno altre 3-4 voci indipendenti che dessero l'informazione giusta alla città in maniera tale che il cittadino davvero sa in che contesto vive. Perché nascondere le cose? Io questo non capisco, perché bisogna nasconderle? Perché quando poi si tenta di nasconderle, vedete, io ne parlo continuamente della storia dell'ordinanza di demolizione ai figli di Edoardo Lamberti Castronuovo, la ripeterò continuamente. Dici, ma gli fai pubblicità anche a lui? Sì, però che pubblicità è? Uno che ha fatto una piscina, hanno fatto una piscina, un campo da tennis
una struttura in cemento armato e altro, senza autorizzazioni. Che pubblicità è? Questa è notizia, non è pubblicità negativa. È notizia. E secondo voi uno così si può candidare? Secondo me no. Uno che ha questa spada di Damocle sulla testa mi può parlare di legalità? Per me no. Può parlare a se stesso di legalità, ma non fa lezioni. Io non mi sono mai permesso di fare lezioni di legalità, perché comunque ho avuto un sacco di condanne, un sacco di cose. No, non sono un delinquente, però la mia vita l'ho vissuta. Ma non mi sono mai azzardato a dare lezioni. Certo, cerco di dare l'esempio con quello che faccio, non è che dimostro di fare il delinquente o dico, però non faccio la morale tutti i giorni, sapete, qua adesso arriva San Luigi e scappellatevi tutti perché quello che dico, dice San Luigi, no. Una persona, un serio professionista, uno che fa tra l'altro un servizio gratis, cioè io non è che guadagno col giornalismo, guadagno zero, anzi ci rimetto di mio, però c'è sempre qualcuno che mi aiuta. A proposito, potete fare la donazione e aiutarmi, il link ogni tanto lo ripropongo, lo rilancio e ho raccolto qualche 150 euro, adesso non lo so quello che poi sono piccole spese che ho alla fine, l'abbonamento della DSL, l'abbonamento a StreamYard per fare le dirette, e il telefono, quindi per fare il giornalista, e poi in città mi muovo in bicicletta, quindi non spendo in benzina, però tante volte mi invitano ad andare fuori, devo dire no, perché comunque sono senza macchina per scelta, però poi ci sono dei costi e alcuni costi non me li posso permettere. Non posso permettermi di andare a Palmi o a Gioia Tauro, mi piacerebbe spendere 50-60 euro di tasca mia, e poi chi me li dà? Quindi necessariamente mi devo concentrare i miei sforzi qui in città, dove comunque mi costa quasi zero e il servizio è massimo. Però per fortuna sono al centro dove c'è sia il comune, la città metropolitana, la prefettura, i vari comandi, quindi riesco a coprire le notizie della città, quelle più importanti. Poi soprattutto le processioni, quindi la parte religiosa, visto che sono molto religioso, quindi voglio coprirle, quindi la gente mi segue anche per questo. Però ripeto, grazie Emanuele, e grazie a tutti voi che mi seguite e che comunque mi stimate. Poi, a chi sono simpatico o antipatico conta poco, andate nella sostanza, cioè quello che vi racconto, le notizie che vi do, se sono vere o se sono menzognere o se sono tendenziose. Ve l'ho detto con Giuseppe Falcomatà, con il sindaco, mi auguro che ritorni presto, io mi sono sentito in 8 anni una volta sola al telefono, una sola volta, ma neanche per 5 minuti, pur stimandoci a vicenda, però lui fa il sindaco, faccio il giornalista. Se mi sento solo per motivi professionali. Quindi, invece tutti pensano, dice, ah, questo è quello che ha, oppure prende soldi. Non penso niente, non l'ho mai preso un centesimo da nessuno, da nessuno. Dire, ma uno se pensa che gli altri siano venduti è perché lui stesso è un venduto. Io non penso mai questo o quello è venduto. Prima lo verifico e poi lo dico, perché è proprio una forma mentale, no? Se uno tende a vendersi, dice, se mi vendo io si vende anche l'altro. Quindi non facciamo queste cose, non perdiamoci in chiacchiere. Quindi la riflessione è uscita spontanea, me l'ha data lo spunto, grazie Emanuele. Tu sei una persona che stimo e penso che la stima sia reciproca, dato quello che hai scritto. Grazie a Nino, grazie a tutti voi che ogni giorno mi seguite e siete sempre di più. Oltretutto anche TikTok, che mi sono messo per gioco, c'è una cosa incredibile, una visibilità pazzesca. Alcuni video 70.000 volte di visti, 70.000 visualizzazioni. Mi sono impappinato, a furia di criticare gli altri che non sanno scrivere l'italiano, poi a parlare, figurarsi. E poi mi impappino io, dice, e tu chi sei per dire il professorino? No, sono uno che comunque ha studiato e sa, conosce bene l'italiano. Però no, non mi ergo a uomo di cultura o a uomo super, eccetera. Sono un piccolo giornalista di strada.
che comunque ne ha fatta di strada, di chilometri, ne ha fatte di servizi, di articoli, ha rotto le scatole a tante persone. Mi sono fatto più nemici che amici. E chiudo ricordandovi chi è un giornalista. Il giornalista non è né il registratore e né l'amplificatore o il megafono di nessuno, lo diceva Oriana Fallaci. Per cui è vero, intervisto per esempio Salvini, ascolto quello che dici, che dice, lo fa faccio. In questo caso da megafono, ma nel momento in cui mi accorgo che quello che dice è sbagliato, anche durante l'intervista glielo contesto. Quindi, cari colleghi, se ci siete che vi dà fastidio quando ci sono io che poi controbatto alle risposte, non me ne può fregare di meno. Io non sono solo quello che ascolta passivamente se dice una cazzata, come ha fatto Occhiuto quando ha detto che per la prima volta c'era. Quell'attrezzatura, adesso non mi ricordo come si chiama, in ospedale, e invece c'era già al Morelli, al GOM c'era da 5-6 anni, e nessuno gli ha contestato quella dichiarazione, gli è stata contestata 2 o 3 giorni dopo. Il giornalista è quello, deve essere preparato e attento ad ogni situazione, ma soprattutto preparato. Nelle conferenze stampa bisogna andare preparati e bisogna comunque non ascoltare passivamente. Quello sì serve documento, però poi se c'è anche da controbattere o da fare la polemica, inneschi la polemica, ma è giusto perché la gente vuole chiarirsi le idee, non sentire quello che parla e basta. E se dice una cazzata, tu che razza di filtro sei se non sei capace di contestargli che ha detto una cazzata? Tu alla gente gli fai passare che è una cazzata. Beh, detto questo, mi sembra di essere stato chiaro. Il sottoscritto non sarà mai né un registratore. Ci sono dei registratori in giro col pizzetto che vanno con la telecamera, il microfono, caro pizzetto, dimmi questo, dimmi quell'altro e dimmi quell'altro. Ma che cazzo di giornalismo è? Finiamola. Finiamola. Se vogliamo dare una mossa alla città tutta e alla città metropolitana, cerchiamo di imporci anche come informazione, perché l'informazione è fondamentale. L'informazione cambia, può innescare anche una rivoluzione, in positivo chiaramente, sempre. E invece che facciamo? I servi alla ricerca di nuovi padroni? Ecco qua, vi lancio il frisbee, andate a prenderlo e portatemelo indietro. Servi alla ricerca di nuovi padroni. Io non ci sto, e tu? Poniti la domanda.